Oggi siamo al velodromo e prepariamo la gara di Samorin, che è una gara piatta, è del circuito challenge, il campionato mondiale del circuito challenge. E, essendo piatta, è di particolare importanza l'aerodinamica, lo è sempre adesso, però in una gara piatta ancora di più, e quindi dobbiamo cercare di migliorare l'assetto il più possibile per garantire la miglior resa di potenza e trasformarla in velocità. Nick, cosa facciamo oggi? Oggi lavoriamo con Alessandro alla posizione in bici, più che altro alla configurazione della bici, quindi valutiamo come la posizione delle borracce o di altre soluzioni che abbiamo in mente di provare influiscono sull'aerodinamica, quindi come possiamo renderlo più veloce. Più velocità a parità di watt. Buongiorno signori. Cosa fai Ale oggi? Oggi testiamo un po' di aerodinamica mentre faccio anche un lavoro di qualità. Uniamo l'utile al dilettevole insomma. Esatto, uniamo l'utile al dilettevole. Ciao ragazzi. Facendo Nick? Misuriamo quanto vento c'è durante i test per avere un riferimento più preciso. Ottimo. E oggi le condizioni sono perfette perché è esattamente 0,1. Ale si scalda. Un po' lascio fare e facciamo corsa. Sì, magari un po' si muove un po' di più, però non così tanto. Infatti ho visto 3 punti. Hai voglia di fare 4 giri? 3 giri? 3 dai. Cosa vorrei fare? Quanto troviamo questo? Vado. Si ti danno fastidio. No, no, allora Nick, che dici? Stiamo trovando delle soluzioni interessanti e abbiamo lavorato sull'avere dei dati ripetibili, quindi abbiamo provato gli stessi setup più volte per capire bene se anche Alessandro in bici è stabile e non sono solo dei dati diciamo irregolari. Il vantaggio di avere un sistema che ti permette di lavorare anche in tempo reale è proprio quello di poter valutare ogni minima differenza in modo oggettivo. Stiamo provando comunque tutti gli assetti possibili e che ovviamente che siano pratici per noi per la gara, e così andiamo con una grande consapevolezza di cosa funziona, cosa no e che compromesso possiamo permetterci o meno. Okay. Ecco che arriva. Allora, come è andata? È andata bene. Mi fanno sempre sudare, però è andata bene, assolutamente. No, abbiamo fatto un buon test, adesso vediamo di portarlo sul campo. Ci vediamo, ciao!